Buongiorno a tutti, oggi parliamo ancora di Netesis. Abbiamo con noi Lorenzo. Voglio fargli una domanda per sapere se ci sono un po' di preview, che già ci avevate detto qualcosa alla partner conference di Netesis, però a riccione, quando è che era quest'estate praticamente. Per quanto riguarda l'evoluzione del prodotto, c'hai qualche altra novità dall'ultima volta che ci avete detto alla partner conference? Beh, allora, sì, a partire dal 2023 lanceremo nel server 8, che prenderà due strade importanti, una legata soltanto al mondo dei firewall e security, che di fatto seguirà una logica molto più simile a quella che è attuale, cioè un sistema operativo dedicato, installabile sopra delle appliance, prevalentemente quello che scenario più utilizzato, con più funzionalità, con un minor peso a livello di risorse richieste a livello di appliance, quindi sicuramente soluzione più performante, che richiederà molto meno risorse, quindi diventerà quindi molto più leggera anche a livello di hardware fisico. La componente invece legata a NetVoice e NetService seguirà una strada legata ai container, che oggigiorno è la tecnologia che sta iniziando a prendere sempre più mercato, dove di fatto avremo la possibilità di ibridare molto di più la singola installazione, che ad oggi è una singola installazione monoserver, monotenant, in una soluzione invece che potrebbe essere anche multi-tenant su più nodi sparsi dove vogliamo. Quindi, certo, per fare un esempio, la base dati potrebbe essere lasciata a casa del cliente, qualora ci sia la volontà di mantenersi la proprietà del dato e non portarlo fuori. Faccio un esempio, poi questa cosa può essere declinata in vari modi. La parte applicativa potrebbe essere gestita con una logica vera multi-tenant, quindi con un unico nodo in cloud che gestisce più istanze di più clienti, e magari la parte di configurazioni con una gestione config management centralizzata a casa vostra, quindi a casa del partner, piuttosto che in un altro nodo, quindi poter prevedere in maniera molto più fluida in base a quella che è l'esigenza del cliente. Quindi, in poche parole, è come se fosse una specie di cloud ibrido decentralizzato, se lo vuoi vedere da un certo punto di vista. Se lo vuoi impostare così come ce l'hai raccontato. Sì, manteniamo lo stesso scenario attuale e in più con una sorta di cluster multinodo può effettivamente essere gestito diversamente in base alle esigenze del cliente. È tanta roba questo, direi, decisamente.